Delle infrastrutture di Firenze, in particolare la tranvia, sopralluogo sui cantieri dei funzionari della Commissione europea. Obiettivo del Comune e della Regione è ottenere ulteriori finanziamenti per realizzare anche la linea fra Leopolda e Campi Bisenzio e per prolungare la linea 2 fino al polo scientifico di Sesto Fiorentino. Alberto Severi. Abbiamo provato, mi pare con qualche successo, a convincere le autorità europee che vogliamo proseguire con altri investimenti verso Sesto e verso Campi Bisenzio, sempre con la tranvia. Il presidente Rossi è fiducioso. L'Europa, dopo aver accordato la proroga di 3 anni al termine dei lavori e confermato i finanziamenti per le linee 2 e 3 della tranvia fiorentina, nonostante i ritardi accumulati dai cantieri, potrebbe allargare i cordoni della borsa anche per l'estensione della 2 fino al polo di Sesto e per la linea 4 Leopolda-Campi, primo lotto già finanziato dal governo con 100 milioni dello Sblocca Italia. Per convincere i delegati europei Carlina Vicceva e Villebrordus Sluiters, Rossi ed il sindaco Nardella li hanno prima ricevuti in Palazzo Strozzi Sacrati bombardandoli di slide illustrative dei brillanti risultati della linea 1 con Scandicci, poi nel grande cantiere di Viale degli Astronauti tra Peretola e Novoli, dove la linea 2 dovrà raccordarsi al sistema autostradale e all'aeroporto in modo da verificare l'avanzamento dei lavori che secondo Nardella consentirà di terminare la 2 e la 3 entro il 2017 prima del previsto G8 a Firenze. Giornata piovosa, ideale per mostrare come l'intricato traffico automobilistico fiorentino necessiti di un'alternativa fortemente desiderata dai cittadini, secondo un rilevamento di Palazzo Vecchio. Il 90% dei fiorentini è disposto a lasciare il proprio mezzo privato a casa se ha un'alternativa nella tranvia. Ma l'Europa consentirà davvero ad erogare ulteriori finanziamenti per le nuove linee previste? Un passaggio di un'intervista alla funzionaria europea desta qualche dubbio. It is not about more money. Non siamo qui per dare altri soldi, ma per verificare la suddivisione in 2 tempi degli interventi. E qui per Bruxelles potrebbe fermarsi il tram.